cavallo di gruppo e rosso. Come mai quest'anno la Compagnia del Genio ha scelto un copione di Edoardo De Filippo? Ma la scelta è ricaduta su un copione di Edoardo perché in realtà quest'anno ricorre il trentennale della morte del compianto maestro Edoardo De Filippo, per cui abbiamo voluto fare un omaggio alla sua memoria di mettendo in scena un copione importante come Dite di sempre di sì. Ma vuoi che ti io sono cumulato un po' per un attimo. Ah, tu non mi devi. Brava Tommaso, guardate con che attacco preciso. Sì, però, come stanno procedendo le prove della Compagnia del Genio e quali difficoltà si stanno incontrando per mettere in scena questo copione? Diciamo che normalmente le difficoltà più grandi sono quelle relative alla presenza fisica, cioè del tipo abbiamo spesso bisogno delle presenze, però ognuno ha dei problemi. Diciamo che stiamo bene insieme, quindi ci divertiamo e ci divertiamo molto, molto anche durante le prove. Si ride, si scherza, si fanno le battute. Vabbè, si discute, ci si confronta, per il bene comune della compagnia. Sì, per il bene comune. No, stai distante. Mi stai giocando, ma non mi aspettiamo tutti 21 e 22 dicembre a San Lorenzello presso la sala teatro della scuola media. Diteci sempre di sì. Yeah! C'è la prossima! povero giovane! Sei matto! Ma adesso ti hai